ambiente in fibrillazione di fronte Foggia e Pescara, posta in palio altissima andata della semifinale playoff. Zaccheria sold out, oltre 12.000 spettatori senza tifosi biancazzurri. Squalificati Brosco, Milani e Palmiero, nel cuore della difesa al fianco di Boben tornerà ad agire il rientrante Mesic. Fascia sinistra presidiata da Crescenzi, nel ruolo di play con caratteristiche diverse verrà impiegato Aloy. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Boben, Mesic e Crescenzi. A metà campo Rafià, Aloy e Kraja, in attacco l'ex Merola e Delle Monache a supporto del rientrante Lescano. Foggia privo dello squalificato Rutiens, degli infortunati Oger, Beretta e Nobile, con ben 10 diffidati. Panchina per i recuperati Garattoni e Ogunseye, rispettivamente 8 e 11 gol. Sistema di gioco 3-5-2. Dalmasso, ex L'Aquila tre pali in difesa, il rientrante Leo, Kontek e Rizzo. Sulle fasce Bjarkason e Costa, a metà campo Frigerio, Peterman e Schenetti, in attacco Peralta e Jacoponi. Vabbè, una buona squadra che poi c'ha qualche 2-3 giocatori importanti. Non è che gli altri sono meno importanti, ma 2-3 giocatori possono fare differenza. Speriamo che riusciamo a chiudere e speriamo che gli altri non diventano giocatori importanti. Che incrocio tra Zeman e Rossi alla guida del Foggia, il Boemo ha vergato pagine indimenticabili, spettacolari. Promozione in A nel 1991 e 3 campionati di fila nella massima serie, 2 noni e un 11° posto. Serie A di altissimo livello. Fa sorridere chi dice che Zeman ha vinto poco o nulla le 3 salvezze in A con squadre smontate e rifatte, quasi ex novo, sono per una provinciale l'equivalente di 3 scudetti. Vabbè, io sono contento di tornare a Foggia, a parte che ho fatto 8 campionati a Foggia, che non sono pochi, mi sono preso grosse soddisfazioni, non solo io, penso anche l'ambiente e i tifosi, e ci torno volentieri. C'ho tanti amici a Foggia, abbiamo fatto storia con 4 campionati di Serie A di seguito. E quindi ciò, certo, le vecchie guardie non sono più giovani perché non c'erano a quel tempo. E poi l'allievo Delio Rossi, già capitano del primissimo Foggia di Zeman, da allenatore inizialmente clone del Boemo. I successi di Salerno, promozione in B nel 94 e in A nel 1998. Nell'estate 96, dopo la prima esperienza non fortunata da tecnico proprio del Foggia all'approdo a Pescara, 4-3-3, un'espressione di gioco meravigliosa. I biancazzurri sono la splendida rivelazione del campionato di B alla lunga, pagheranno dazio per la mancanza di un centravanti di categoria. 6° posto finale, ma tantissimi applausi, non proprio memorabile. Il secondo Rossi a Pescara nella stagione 2000-2001. Si diceva clone di Zeman degli Orossi, che però nel prosieguo della carriera cambia pelle. Non lo devo giudicare così. Io penso che poi ogni allenatore lavora con giocatori che ha a disposizione. Quindi se è stato obbligato a giocare in modo diverso o se è scelta sua, non lo so. E lui è il mio giocatore, era capitano a Foggia, primo anno che c'ero, e un allenatore preparato, professionista e serio. Nella storia dei precedenti 4 i blitz del Pescara, Serie C 1958-59, match winner Ferrari. Nelle immagini sul neutro di Napoli, 24 giugno 1979, ultima giornata di B, il Pescara di Antonio Valentino Angelillo si impone 2-1 grazie ai gol di Mimmo, Di Michele e di Bruno Nobili, che su punizione sorprende Benevelli. Nel mezzo il momentaneo pari di Barbieri. Messe di gol invece nel 1991, 3-3 sul neutro di Bari, Casale fulmina con un gran sinistro Mannini, pari di Edi Bivi su calcio di rigore, quindi 1-2 del Foggia di Zeman, prima Baiano, poi Rambaudi con un piede in C. Il Pescara di Giovanni Galeone trova la forza di reagire, da Martorella a Bivi, geniale colpo di tacco, e 2-3 di Fioretti, che poi ispira il 3-3 definitivo, griffato sempre Edi Bivi. Zaccheria espugnato nel gennaio 2018, in calce la firma di Leonardo Mancuso,
sorpreso al termine di una tipica azione zemaniana. E da ultimo il successo debordante di inizio torneo 24 settembre 2022, quinta giornata in panchina Alberto Colombo, super prestazione, finisce 4-0 per i biancazzurri, dominio totale così come accadrà, ma a ruoli invertiti nella sfida di ritorno, le reti di Lescano, Milani, Craia e Vergani. Non ci saranno più teste di serie, non avrà più alcuna valenza la posizione ottenuta al termine della stagione regolare, entrerà in scena il VAR dopo la gara di ritorno, in caso di parità di punteggio complessiva passerà il turno la squadra con la migliore differenza reti nelle due gare, in caso di ulteriore parità tempi supplementari e eventualmente calci di rigore.